Ragazzi, buon modo di e bentornati in Incredibile, Pazzesco, Assurdo su Palworld. Incredibile. E ormai sapete che quando ripeto la parola incredibile più di una volta vuol dire che sarà un episodio pazzesco, allucinante, un qualcosa che non crederete ai vostri occhi godosi. Siamo quasi livello 33. Vogliamo fare una cosa molto extreme? Vogliamo ammazzare questo elefantone così per iniziare l'episodio con un po' di extreme combattimenti? Perché oggi, ragazzi, sarà un episodio pieno di cose. Quindi io direi di attaccare quell'affare. In fondo questo elefante sta entrando nella mia proprietà e da bravo allenatore di PAL devo far capire ai miei PAL chi comanda. Quindi eliminiamo questa minaccia. Ah, ma vuole entrare veramente? Vuole invadere la mia proprietà incredibile? Guardalo! Questo è un attacco, ragazzi, è entrato da solo. Questa creatura ha osato entrare nella mia proprietà e sta scappando incredibile. Allora, intanto che massacro questo mammut che non si deve azzardare a venire nella mia proprietà. Calcolate che sono usciti un sacco di aggiornamenti di Palworld perché hanno messo i raid, no? Però non è, diciamo, andata benissimo. Infatti molta gente, diciamo, si è un pochettino arrabbiata. Crepa! Ammazza, non siamo saliti al 33. Tutto questo è stato completamente inutile, ragazzi. Molto bene. Vabbè, salita a neve al 30. Vabbè, io speravo di fare una cosa epica ammazzando questo mammut, ma non è andata molto bene. Va bene. E comunque, allora, intanto scogliamo un po' di uova. Quindi abbiamo trovato un'altra copia di neve, per capirci. Questo è nuovo, eh? Cioè, era nuovo l'uovo elettro, non l'avevo mai trovato, però abbiamo trovato Dazzy, che già ce n'abbiamo una. Uovo di fuoco. Un altro Bushy. Ah, beh, vedi, non male, non male, non male. Non possiamo portare su neve, vero? Ce ne servono 16, mamma mia, ragazzi. Troppi. Va bene, siamo a livello 33. Molto bene. Possiamo ottenere cose sus. Pistola mega. Nube tempestosa del ritorno. Ti fa raggiungere la base più vicina. Non si può usare dentro ai dungeon. No, fichissimo quello. Ah, l'altare dell'evocazione. Questo è per evocare il boss dei raid. Io sto registrando questo video dopo che è uscito l'aggiornamento del raid, che abbiamo visto nell'episodio scorso. Però dopo quello sono usciti altri aggiornamenti perché il gioco era mezzo buggato. Vi ricordate nell'altro episodio io avevo avuto problemi con le incubatrici, pensando che bisognasse costruire la bobina elettrica. Invece no, era proprio buggato il gioco. Infatti mo non serve più. Hanno messo un sacco di cose. Io vorrei però farmi questo. Nube tempestoso del ritorno. È l'osso del ritorno di Dark Souls praticamente. Polimero. Struttura. Mina folgorante. Che dite? Ce li teniamo? Sono molto indeciso. Io mi sa me li tengo questi, perché ho il terrore che quando saliremo finalmente di base, perché spero di salirci di base. Che vuole il gioco per farmi aumentare la base? Edifica fabbrica per la produzione in serie di sfere PAL. Che tra l'altro mi sa che ce l'abbiamo, vero? Io vorrei fare peso trasportabile ancora. Eh sì, vedi, però ci servono un botto di cose. Dobbiamo puntare a fare questo. Magari questo lo farò off camera, farmo, e nel prossimo episodio saliamo di base. Comunque, dicevo, quindi, vi ho parlato degli aggiornamenti, vi ho detto del raid boss. Cosa faremo in questo episodio incredibile? Oggi, ragazzi, a tutti i costi andremo finalmente affrontare la seconda palestra, perché mentre farmavo un pochino alcuni PAL, perché ho catturato un pochino di PAL minori, ho visto una torre. Quindi finalmente, ragazzi, mi sa che l'episodio 5 è stato l'ultimo dove abbiamo affrontato la prima torre, la prima palestra, se così vogliamo. Quindi assolutamente direi che è il momento di fare una palestra. Allora vi faccio vedere. Io stavo farmando alcuni PAL e guardate un po' che ho visto laggiù. La vedete? È proprio una torre. Io adesso non ho idea se quella è la torre più vicina da dove sto io. O magari quella è la torre finale. Non lo so, io non so neanche quante torri siano, perché non l'ho letto, perché non dico che sto giocando in blind. Però ci siamo capiti, mi piace esplorare le cose piano piano. Quindi assolutamente oggi andremo alla torre. Che poi adesso ci sto facendo caso che ce n'è pure un'altra lassù. Ragazzi, pensavo di essere morto male. L'altra volta abbiamo trovato una mega wife. Mi pare che era Zoe e Grizzbolt si chiamavano. Ok, Zoe e Grizzbolt. Potrei dire qualsiasi cosa. Più che altro mi preoccupa il typing, perché l'altra volta era elettro. Questa volta, vai a capire. Può essere qualsiasi cosa. Fuoco, acqua, oscurità, boh. Ho cambiato un po' la squadra. Abbiamo Astolfo, che è erba. Poi abbiamo Megumin, che è oscurità fuoco. Abbiamo Chillet, che è praticamente drago ghiaccio. Poi abbiamo Bush, che è un po' di tutto. E poi abbiamo un altro fuoco, che però, come dire, artiglio, ci vorrà un po' prima che diventi competitivo, perché è il più basso di tutti. Tanto le notizie che ho letto, che praticamente, non dico che ci sto giocando solo io a Palworld, però più o meno. Allora, avevo visto un teleport. Eccolo qua, sblocchiamo il teleport assolutamente. C'è una parte di me, ragazzi, che pensa che potrei prenderci uno di quei proprio muri in the face, che non avete idea, perché io non so veramente se questa è la palestra giusta. Quindi magari adesso mi trovo qualcuno che è tipo al 500 di livello, io sono al 30 e non va bene, capito? Quindi sono un po' preoccupato, ragazzi. Beh, finalmente, ragazzi, esploriamo un po', perché era da tanto che non andavamo avanti, eh. Che poi, vedi, là mi dice dirigiti verso la montagna dei ghiacci eterni e sfida il boss. Più che altro, prima di andarmi a arrivare all'armatura, vorrei vedere almeno che diavolo c'è dentro, perché, ripeto, non mi sono neanche preparato le frecce avvelenate, che l'altra volta le frecce velenose sono state veramente una manna dal cielo.
montagna di ghiacci eterni. Ragazzi, quante sferette verdi ci stanno? Eccola qua. Ah, molto molto male. Allora andiamo subito lì a prendere quel checkpoint. Allora vedi, vestito di ghiaccio ci servirà qualche cosa. Ai 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 ai. Vabbè, però aspetta, solamente nella zona. Secondo me dentro la palestra non credo faccia freddo. Non volevo andare alla base prima di andare a vedere la torre, ma niente, il destino ci ha fregati. Sblocchiamo questo affare. Qui c'è tanto pure un dungeon. Non so che diavolo di creatura. Pensa quanti accampamenti. Qui puoi veramente farmare la vita. Goriath, che figo che è questo. Ma è bellissimo questo. Ed è anche fortissimo. Guardalo. Mi ha distrutto Artiglio. Goriath. Diciamo che i miei piani erano ben diversi. Abbiamo perso Artiglio. Qui c'è, tanto c'è un pal verda. Ce l'ho 35. Oh, ai ai, ragazzi miei. Ho assolutamente fatto un errore a catturare questo affare adesso. 2 ore questo, minchia. Ok, stiamo trovando delle uova importanti. Artiglio, ragazzi, ha avuto un problema. Allora, Artiglio dobbiamo metterlo a riposare un attimo. Dobbiamo riprenderci Tempesta. Al 22, Goriath 89. Terra normale. Beh, molto figo Goriath. Potenzia... Oh, finalmente! Usare 15! Oh, finalmente, ragazzi, abbiamo potenziato questo affare che era una vita, veramente, una vita. Allora, qui abbiamo sbloccato un boss nuovo. Prima di andare a Sudan ci dobbiamo prendere il vestitino, ragazzi. Io mi ricordo che l'avevamo fatta nei primissimi episodi. L'armatura, eccola qua. Abito per le regioni gelide, fantastico. Entriamo nella palestra e poi ce la rimettiamo. Che poi secondo me posso pure farmi l'armatura proprio di ghiaccio. Vediamo un po' tecnologia. Ah, eccole, che non l'ho mai sbloccata, vedi? La tocca sbloccaste due, ragazzi. Assolutamente, sblocchiamole tutte e due. Sono importantissime, io non l'avevo proprio viste, vedi? Se riusciamo a sconfiggere qualsiasi cosa c'è nella torre in questo episodio, tanta roba, eh? Tipo, la voglia esplorare, ragazzi. Qui mi dà l'idea di un'area bella densa di roba. Il nostro vestitino incredibile ci aiuterà. Ah, già è scarica. Ammazza Tempesta, che flippa. Mamma mia, come batte la fiacca Tempesta rispetto a Artiglio. Allora, secondo voi adesso funzionerà? Vediamo un po'. Sì, ok, funziona. Bene. Poi, per carità, in futuro ci costruiremo pure la corazza, eh. Adesso però, andiamoci col vestitino, proprio questo scrauso. Allora, deduzione godosa. Se qui c'è sta la neve, c'è sta il ghiaccio, dovrebbe essere una palestra di tipo ghiaccio. Dite che è così scontato? Non lo so, ragazzi. Cioè, la prima palestra era in mezzo alla pianura e c'era un tipo elettro, quindi io non so se la logica funziona anche su Palward incredibile. Oh, questa è la terra dei cigni. Oh, che belli! E c'è pure questo pal nuovo, bellissimo, un cervo di ghiaccio. Credo sarà 29. Ai ai ai. Cos'è un cervo di ghiaccio? Ah, una volpe. Ah, ma sono due diversi, la volpe e questo. Beh, bellissimi sono questi. Vai. Dai, 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 dai. Allora, l'altra volta era una waifu. Che ci sarà qui dentro? Un'altra waifu, meglio di quelle di prima. Palward, dai. Cos'è, una druida? Cioè, sono riusciti a fare accoppiata waifu. Cioè, è waifu lei e waifu il pal. Va bene. Non so, Lily e Lilian, vabbè, complimenti Palward, eh. Ma sono tutte così, fammi capire. Quindi è erba? Ah, beh, cioè, forse ci abbiamo indovinato. Oh, buona, buona, buona. Allora, intanto voglio rimettere l'armatura alla velocità della luce, perché, ok. Forse ci abbiamo azzeccato completamente a fortuna. Ok, fa un danno. Ok. Allora, siamo calmi perché fa un danno, ragazzi. Veramente atroce. Ok, cerchiamo un attimo. Allora, non credo vinceremo mai nella vita. Ok, gli facciamo danno, però neanche un danno, come dire, pazzesco. Mandiamo Megumin, va? Fantastico, direi. Grande Megumin. Ai ai ai, ragazzi. La vedo dura, eh. Ok. Va bene, danno assurdo. Ce l'ha a morte con me. Quest'affare non mi schiva. Mi sono le mani. Ok.
Ok, via 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 via. Megumin, ti prego. Bruciala, bruciala Megumin, bruciala. Megumin, la devi bruciare. Ai ai ai, sarà durissima. Ci servono più pal di fuoco. E poi questa sarà immune pure al veleno, vedrai. Mi piace che l'aggro comunque è sempre più di me, eh. Sto provando a fare un po' di colpi sus, ma non credo che la faremo mai a questo try. Però proviamoci. Ah, è pure a tempo. Non l'avevo visto il tempo. Ma si può scappare da qui? O bisogna morire per forza? Ok. Scappiamo alla velocità di loro, non è possibile. Qui è dura, bisogna prepararsi molto bene. Allora, gli facevamo danno, però neanche, sai no, danno assurdo. L'unica idea che mi viene in mente è farmi l'arco di fuoco e costantemente colpirla con l'arco di fuoco, per mettergli lo stato di fuoco. Come abbiamo fatto con quello velenoso con Grisbolt. È l'unica idea che mi viene in mente. Arco di fuoco e frecce di fuoco a go go proprio. No, ci voglio riprovare ragazzi, però ci proviamo a sto giro con l'arco buono. E vediamo come va. Allora, è passato un po' di tempo. Mi sono cambiato il team. Mi sono messo, vabbè, Astolfo è una cura in più. Megumin che sarà il nostro MVP. Ho messo Shota perché Shota ha il lanciafiamme, che è un attacco di fuoco. Poi ho messo Sekiro, che anche lui ha l'attacco di fuoco quando arriva. E ho messo Artiglio, che è sottolivellato, però è puro fuoco. Per quanto riguarda le armi, abbiamo sempre un po' di proiettili, anche se ne abbiamo usati parecchi nello scontro precedente. E mi sono fatto l'arco di fuoco con le frecce di fuoco. Ne ho fatte solo 85, perché altrimenti non riesco a finire l'episodio. Perché per fare ne altre 200 ci mettono 20 minuti, quindi capite che ci metto troppo tempo. Quindi io ci proverei così, vediamo come va. Magari l'arco di fuoco ci stupisce. È dura perché fa degli attacchi molto aggressivi, quindi non sarà facile. Ok. Ok, l'arco di fuoco sta funzionando. Mi ha pure avvelenato? Fantastico. Mi ha fatto tutto questa donna. Ai ai ai. Ragazzi, quanto male fa. Ragazzi, non so se ce la faremo, è veramente dura questa. Però guarda che ci stanno. Ah, non funzionano! Pensavo da stupido. Che ingenuo pensare che le pareti potessero. Ah, non c'è speranza, ragazzi. Cioè abbiamo dato 20.000 di vita, poca roba, capito? A meno che forse sei proprio tutti pal di fuoco fortissimi, ce la fai, però... Dobbiamo assolutamente portare su Megumin. Sinceramente pensavo che l'arco di fuoco facesse molto più effetto, ragazzi, ve lo dico sinceramente. Cioè, metà vita! Però Megumin è morta, capito? Ci ho provato, ragazzi. Peccato, non siamo andati veramente vicini, però purtroppo niente. Time out. Veramente per poco. Ah, mi ha ammazzato lo stesso. Se avessi usato la pistola fin dall'inizio, l'avremmo sconfitta. È stato un errore fortissimo usare l'arco, perché ho sprecato una mela di tempo, ragazzi. Avete visto quando andava giù con i colpi in testa? Ci sta. Prossimo episodio sconfiggeremo questa waifu piedini erbosa. Mi rifarò, perché ci sono rimasto male, eh. Che cosa siamo voi e ci vediamo alla prossima puntata.